molto poco presenti. Come mai questa formazione è così strana? Mi servivano un contrabbasso prettamente jazz, un contrabbasso prettamente cameristico, accompagnato da, cioè in coppia con un violoncello, una percussione che potesse spaziare dalle situazioni etniche alla situazione della musica contemporanea. I fiati sono suddivisi per due, una famiglia di ottoni e io che sono le ance. È strano proprio come abbinamento forse, ma l'idea è la musica cameristica come impatto, e la scrittura è proprio legata a questi strumenti. Perché questo jazz ha una componente colta e una componente anche etnica. Io preferisco chiamarlo musica, no? Musica. Cioè, in alcuni momenti c'è del jazz, in alcuni momenti c'è della musica etnica come ispirazione, non è che prendiamo pezzi etnici, i pezzi sono tutti miei, altri momenti c'è un'ispirazione legata al Novecento europeo, no? Ecco, essendo questo mix avevo bisogno proprio di questi strumenti. E, per quanto riguarda questo premio, viene da questa Sanremo, dal premio della targa Tenco che è stata data a Ghiglioni, con cui hai collaborato in quel disco. In questo momento c'è questo, è in auge questa riattualizzazione di canzoni italiane in chiave jazzistica. Sì, da molto che si fa questo, ha cominciato anche, penso, 30 anni fa Basso Valdambrini a fare delle canzoni italiane. Sì, ogni tanto si possono fare anche nel napoletano, voglio dire, io penso che qualsiasi momento, qualsiasi spunto di musicale che può interessare può essere visto sotto una forma dell'arrangiamento, portato su un territorio che è più del musicista, non è tanto un discorso di italiano, mediterraneo, europeo, eccetera. Il musicista ha degli interessi e sceglie anche determinate cose che possono servire per raccontare delle storie. E poi c'è questa componente divertimento nel vostro spettacolo, sì, no? Che è data da Minafra soprattutto. Io, però, visto che hai parlato del premio, voglio precisare che questo gruppo ha vinto il premio come miglior gruppo dell'anno, non solo, ma il disco è stato il miglior disco dell'anno, ma soprattutto ha avuto, penso che nessun gruppo italiano, formato tutti italiani, abbia mai avuto 5 stelle sul Downbeat, no? Cioè, era un peccato parlare del premio Tenco di Sanremo e non dire quello che ha meritato questo gruppo. L'avevo già scritto. E a proposito di questa componente spettacolare che c'ha il gruppo, grazie in particolare a Minafra, eccetera, che è una cosa un po' insolita, perché in genere c'è una certa seriosità del jazz. Ma questa componente spettacolare si rifà a, diciamo, ai movimenti, diciamo così, soprattutto olandesi, no? Che ormai esistono da 20 anni, non è che noi inventiamo delle cose, non mi piace darmi dei meriti che non esistono. Penso che in musica non sia più niente da inventare, nel senso che puoi raccontare delle storie che sono magari nuove utilizzando ingredienti che già esistevano prima, no? Ecco, questa componente, ci sono dei brani che permettono ad un musicista, che è stato scelto non a caso, Minafra, di buttare dentro delle clownerie, delle situazioni buffe, no? Allora ci sono dei pezzi scritti apposta per questi interventi, no? Thank you.
Thank you.